no? E così anche nel matrimonio si vuole, vero, che è giusto che sia così, che ci sia un equilibrio, che uno dei due non sia predominante. Però il matrimonio per la Virgia, mentre gli abbinamenti sono un po' più meno lunghi. E allora mi è venuto in mente, appunto facendo il viaggio, di pensare al mio sabato sera. Cioè, io sabato sera vado a ballare. E allora la danza mi torna comoda, perché anche la danza, che è un po' più corta, vero, però deve essere armoniosa. Perché se il ballerino è troppo violento, vero, allora il ballo non funziona, la danza non svolge il suo scopo. Ecco, e allora pensando ai formaggi e abbinati al vino, il, così, la figura, la metafora della danza mi sembra che vi possa rendere l'idea, ecco, dell'equilibrio che ci deve essere tra le due componenti. Due paroline sul taleggio, voi li avete già sentito parlare tante volte sul taleggio, vi ricorderò subito che l'11 di novembre parleremo in una maniera diversa ancora dei tre formaggi, dove daremo più, diciamo, importanza agli aspetti storici, alla loro storia, eccetera eccetera. E stasera la considerazione che vi porto ad uno intanto che ci riassaggiamo è solo Vittorio, devo parlare di tutte e tre, così una alla volta. Ecco, allora la considerazione che voglio parlare stasera è gli aspetti maggiormente diversificanti dei tre formaggi. E allora che cosa dire del taleggio? Taleggio in tre parole è su proprio tre formaggi in uno. Forse l'avete già sentito, però nel taleggio, nella sua complicante, diciamo complicata tecnologia, vero, ha tre formaggi in uno, perché ne ha uno in superficie. Fa parte il taleggio della grande famiglia dei formaggi a crosta fiorita, per cui il lavaggio, la tecnica di stagionatura, vero, richiede l'intervento umano, anche se qualcuno ci ha provato ad andare con le macchine, però non ha ottenuto gli stessi risultati, perché per, diciamo, produrre un formaggio a crosta rosata bisogna appunto curarlo, bisogna fare i trattamenti, il formaggio va girato, quindi la muffa deve crescere sì ma no, perché poi si ferma con il sale, per cui questi batteri che chiamiamo alogeni perché sono resistenti al sale producono il rosato. Ma producendo il rosato non danno solo una colorazione esterna, non è solo un effetto cromatico, perché poi penetrano gli enzimi di questi batteri, penetrano all'interno e cambiano la struttura del sottocrosta, rendendola maggiormente proteolizzata rispetto all'interno. Così abbiamo un formaggio in superficie, uno nel sottocrosta e ne abbiamo un altro in centro. Come no? Abbiamo l'anima. Anche loro, anche il Fortaleggio, ha l'anima che tendenzialmente è sempre un po' meno morbida, in alcuni addirittura si parla di gessatura, noi tecnici diventiamo un po' pazzi, dobbiamo prendere questi termini, vero? Perché sembra assomiglia al gesso che poi incontreremo con il salva. L'anima è un po' quella. Per cui l'abbinamento del champagne con questo qui mi interessa, mi incuriosisce veramente a fondo, perché capita di rado di avere dei vini così scelti e vediamo un po' che cosa succede assaggiandoli insieme.